Alice nella città Butterfly, siamo qui in compagnia dei registi e della protagonista, una campionessa di pugilato. Vorrei incominciare da voi a chiedervi come vi siete appassionati alla storia di Irma Testa, come vi siete conosciuti, un po' tutto. Il mio co-regista Alessandro Cassigui è stato il primo a conoscere Irma, per caso, perché conosceva il suo maestro di pugilato a Torre Annunziata, e subito d'impatto Alessandro ha detto: ho conosciuto una ragazza, è pugile, è di Torre Annunziata, è giovane, ma è bella, è simpatica, è intelligente, c'è una sensibilità enorme, no? È incredibile, ero quasi scioccato Alessandro. Mi ha detto di questa cosa, noi siamo scesi insieme, conoscendoci sempre meglio. E noi non abbiamo mai voluto fare un film sullo sport, però quando abbiamo conosciuto Irma ci sembrava che siamo in una fase della sua vita, no? Con tutti gli alti e bassi, dubbi e un percorso da fare, molte decisioni da fare, decisioni grandi, importanti, che deve fare chiunque nell'adolescenza, però Irma doveva affrontare queste decisioni tipo all'ennesima potenza. Per il suo mondo competitivo e sportivo, aveva decisioni grosse da fare. Allora ci sembrava, cioè questa combinazione ci sembrava un soggetto perfetto, no? Di un film di formazione dove abbiamo cercato di raccontare la vita vera di un atleta. Ecco, al cinema questa narrazione comunque sportiva non si vede tanto, non si vede spesso. Come mai? Assolutamente, infatti era un po' l'idea nostra dell'inizio, cioè non è quello che poi abbiamo anche spiegato fin dall'inizio a Irma, cioè non vogliamo fare il classico film sull'atleta che poi diventa sempre un altarino all'atleta in cui lui fa tutto bene, va tutto bene, vince, eccetera. Ma anzi, volevamo andare proprio nei territori anche un po' più oscuri della personalità, anche le parti più difficili, ovviamente sempre anche con lo sport. Quindi diciamo che, come appunto diceva Chiesi, lo sport è sempre stato un po' in secondo piano, mentre appunto era proprio lei come persona ad essere. E questo ci sembrava appunto anche un po' unico rispetto a film che si vedono in generale. Quello che chiedevi a Alessandro prima è interessante, cioè, secondo me uno dei motivi che spesso quando si vede un film sullo sport però non c'è il percorso personale dietro è semplicemente perché cioè, lo sport è già pieno di emozioni, di momenti drammatici e tutto, quindi quando cominci a filmare una storia di sport è molto più facile rimanere lì nello sport, no? Quindi, sempre quando filmavamo, anche se lo sport era interessante e drammatico e tutto, ci si doveva anche regolare un attimo, dire ok, però cioè, cosa c'è dietro? Era una domanda continua che ci si faceva insieme a Irma.